Faccio la camminata, arrivo con le valigie. Sempre girato, ok. Combatti le forze aliene del suono. Io mi fido di te. Sei tu che non ti fidi di me. La voce del corpo è tantissime cose. Perché è un progetto che è partito dalla realizzazione di una docufiction sulla gestualità dei siciliani e poi è diventato un progetto cross-mediale che ha toccato tantissimi campi e settori, che non smette mai di crescere, di trasformarsi, perché ha toccato l'educazione, l'università, quindi la didattica, è stato utilizzato come strumento, no? Didattico, di formazione per il teatro, di consulenza per la televisione, di dibattito scientifico, e continua ad essere adesso uno spettacolo teatrale. Cioè, la voce del corpo per me è l'avere scoperto me stesso, prima di tutto, e la potenza della comunicazione non verbale e la straordinarietà del popolo italiano, perché questo ci contraddistingue davvero in tutto il mondo. Da quasi 5 anni vado in giro per il mondo a insegnare la gestualità degli italiani. A quel punto la prossemica di chi mi ascolta si trasforma. Ed è veramente affascinante vedere quanto quella dell'uomo è totalmente diversa da quella della donna. Perché l'uomo in genere reagisce così. Intanto si allontana. Con una faccia molto insospettita si mette a braccia conserte. Mi guarda dall'alto verso il basso e immancabilmente mi chiede: ah, ma quindi ti pagano per fare sta cosa? Completamente diverso la reazione della donna. Vicinanza corporea. Che cosa? Ma veramente? Tu vai in giro per il mondo a insegnare la gestualità degli italiani e ti pagano! La voce del corpo non è uno spettacolo che si rivolge soltanto a chi vuole conoscere l'Italia, è uno spettacolo che parla della gestualità e della comunicazione non verbale di tutti gli esseri umani, nello specifico anche delle emozioni. Non è casuale che ho deciso di coinvolgere anche mia madre, insomma, di tornare alle mie origini, alla mia crescita personale. Amore mio. Ciao, come stai? Bene, sempre stressato, ma mille cose. Tante cose da gestire, però tutto bene, tranquilla. Hai ragione, gioia mia. Hai mangiato oggi? Ma sì, ho mangiato, sì. Ho 40 anni, cioè sono riuscito a sopravvivere fino adesso, insomma. Tranquilla, sì, tutto a posto. Tu come stai? Ti ha detto Liana che torno fra un mesetto? Sì, sì, me l'ha detto. Sono troppo contenta. Anch'io, ma non vedo l'ora di abbracciarvi tutti. Anche noi. E dimmi, che vuoi che ti preparo quando vieni? Mamma, vengo fra 30 giorni. Che ne saccio che voglio di mangiare fra 30 giorni? Non saccio manco domani se campo, mamma. E dai, non hai qualche desiderio? Qualche cosa che non mangi da tanto tempo? Un desiderio ce l'ho. Posso esprimere un desiderio? Allora, facciamo così. Siccome sono 2 o 3 mesi che sono sempre in giro e ho mangiato un sacco di schifezze, mi sento intossicato, ho bisogno di mangiare frutta, verdura, di depurarmi, mamma. Vabbè, ci penso io, va. Ti preparo una bella parmigiana. Dovraciole patata, la caponatina, quella che ti faccio io, che ti piace tanto. Ci penso io, non ti preoccupare, dai. Vabbè,
Ma è evidente che mia madre è la mia grande guru di intelligenza emotiva, è lei che mi ha insegnato a riconoscere le mie emozioni, mi ha trasmesso le sue emozioni prima di tutto e me le ha, come dire, me le ha spiegate, ecco, è la mia maestra di intelligenza emotiva. E quindi in uno spettacolo dove parlo di questo, dove parlo della trasmissione delle emozioni tramite il corpo, non posso non chiamare la mia guru per eccellenza, la mia grande maestra. C'è per esempio, che so, un gesto per dire te lo giuro, mi ha certo. Wow, te lo giuro, fantastico. Ma c'è un gesto per dire diavolo, certo, questo. Oh. Ma la cosa più bella fu quando arrivò John, il più anziano di tutti, si avvicinò. Luca, scusa, c'è un gesto per dire in Sicilia che lui, Liola, è andato a letto con mia moglie? Questo è uno dei gesti più complessi, più affascinanti della nostra gestualità. Certo, volgare, ma me l'hai chiesto tu. Però seguimi un attimo, perché qui entrano in gioco tantissimi elementi. La postura del corpo, la posizione delle braccia, l'espressione del viso, il suono. Sei pronto, John? Ci sei? Avete idea di che cosa ha scatenato questo gesto? 45 attori impazziti! Oh wow! Fantastico! Tutto a farà così. Ci sono delle differenze nette tra la gestualità del Nord Italia e quella del Sud Italia, e queste possono derivare sicuramente dalle dominazioni diverse ricevute, quella austro-ingarica al nord e quella arabo, greca e di tantissime altre culture nel sud. Il palermitano non vi risponderà. Verisce. Cammina con me, te lo fa segnare, tipo cammina con me e vi ci accompagno. Chiaramente non sono soltanto le dominazioni quelle che influenzano le due parti dell'Italia, ma anche il clima. Non a caso nei posti dove c'è più sole, dove si sta più allo spazio aperto, dove si godono più gli spazi pubblici, si gesticola di più. Siamo figli di chi ha dominato. Questo l'abbiamo capito. Se io ti parlo mentre tu mi parli, non lo so, guarda quella sedia. Okay. Dico, su 20 anni che ti dico, pigliatele tutte in un colore, no? Io ho sempre lavorato dietro le quinte, in tutti i progetti di Luca, in tutti i film, quindi sia per il cibo, sia per le scene, per gli abbigliamenti, quindi sono stata sempre. La prima volta sul palco è stata adesso. Un'emozione diversa, un'emozione nuova, però penso di avercela fatta. Sei stata bravissima. Sono stata me stessa, non ho recitato nulla, solo quello che sono a casa davvero. Quindi, no? Mia mamma nel ruolo di se stessa. Se stessa. Scusate, ma un momento catartico. Ci siamo. Ancora niente. Ancora è troppo bloccato, vedi tu che parare. Mai, mia madre non mi ha mai bacchettato perché gesticolavo troppo, anzi sono felicissimo del fatto che abbia sposato in modo immediato tutte le mie follie, tutte le mie idee, e quando abbiamo fatto il progetto La Voce del Corpo lei l'ha visto come un'idea brillante, un'idea geniale, quindi mi ha infatti aiutato con il catering per il film, per esempio. Perché io non sono in grado di fare quello che fai tu. Io se faccio una cosa o faccio quella o ti ascolto, devo scegliere. Tu invece puoi fare tantissime cose diverse e io non ci riesco, mamma, non ci riesco. Siamo diversi. È vero che siamo diversi. È vero che siamo diversi, ma ti devo dire una cosa in più, mamma, perché c'è qualcosa che veramente mi distrugge dentro. E sai cos'è? Che forse non riesci a capire che se tu non mi guardi mentre ti sto parlando, il mio sistema centrale va completamente in tilt. Difficilissimo descrivermi con un gesto. Però a me viene in mente questo.
mezzofuggigno, pazzerello, perché comunque sì, tutto quello che faccio non ha, spesso non ha delle fondamenta di ragionamento razionale, ma è molto più legato alla parte emotiva del mio cervello, quindi mi lascio molto trasportare dalle mie emozioni e mi butto nei progetti e nelle idee. Per me quale può essere il gesto? Duci. No. Potrei anche dire al bacio, mamma. Sì. Vengo catapultato nel mondo della televisione. Vengo preso e catapultato nel mondo della televisione. Televisione. Abbiamo un gesto che facciamo da sempre, da quando ero bambino, quello di stare così. O addormentarci così, o anche stare per diversi minuti tenendoci la mano in questa maniera. Cosa sentivi tu emotivamente? Sentivo la tua energia che passava attraverso il tuo braccio, la tua mano, la mia mano e il mio braccio. Questa è stata la nostra forza in questi anni, superare i brutti momenti che abbiamo avuto. È vero, Gemma. Ci sono dei gesti maschili e dei gesti femminili e anche, se vogliamo, prettamente regionali, che cambiano di senso tra uomo e donna, delle corrispondenze anche di gesto tra uomini e donne. Faccio un esempio, un gesto maschile di un genitore, solitamente un padre, a un bambino che fa una marachella, può essere questo. La mamma a una figlia farebbe oppure che è una cosa che è più legata, fatta da una donna che da un uomo. Per restare nella mia regione, per esempio, c'è un gesto tipicamente siciliano che si usa soltanto nella regione di Sicilia, che è il gesto per dire no. Perché noi siamo gli unici in tutta Italia che per dire no possiamo fare così. E anche lì ci sono delle possibili connessioni con la gestualità greca, perché anche in Grecia per dire no alzano la testa. La differenza sta nel fatto che non usano il suono, quindi non è, ma è soltanto. Quindi questo lo abbiamo preso certamente dai greci e lo abbiamo elaborato perché siamo creativi. La mimica facciale è fondamentale, secondo me. Le espressioni del viso possono essere fino a 10.000. Se pensiamo che abbiamo 45 muscoli in faccia che possono combinarsi fra di loro fino a comporre 10.000 espressioni possibili diverse, ti ho detto tutto. Cioè, è un mondo. Per cui non rendersi conto che possiamo utilizzare gesti ed espressioni per dire tutto senza mai parlare in modo così efficace è veramente un peccato. Nel grande senso di disagio che si ha con il contatto fisico. In uno dei miei esperimenti più interessanti era riuscire a far sopravvivere un sordo inglese in un mercato a Roma per un weekend senza mai scrivere quello che voleva chiedere, e ci è riuscito. La tecnologia ha modificato molto il modo di gesticolare contemporaneo, questo è inevitabile, basti pensare a un esempio banalissimo, quando ci si diceva tempo fa, ma neanche troppo tempo fa, ci sentiamo dopo, noi solitamente cosa facevamo? Questo, ci sentiamo, adesso non si usa più, è anacronistico come gesto, adesso per dire ci sentiamo dopo, noi diciamo... Questo è il gesto, cioè è diventato digitale e ti scrivo in chat più tardi, su WhatsApp. Il corpo non può mentire. Ci dicono tutti che siamo passionali. Che cosa vuol dire? Passionali vuol dire esprimere le emozioni in modo perfetto con il proprio corpo. Il momento storico che stiamo vivendo potrebbe essere rappresentato con un gesto, ahimè, non molto positivo. Pesante. Ed è proprio in questo momento che mi sono reso conto di quanto è importante la voce del corpo per comunicare le emozioni, perché il corpo non mente. Anche questo non credo di essere l'unico a pensarlo. Secondo me lo dice anche la scienza.
Fidatevi di me e datevi un abbraccio adesso, un abbraccio di 30 secondi. Sperimenterete un'emozione incredibile, che è l'emozione di conforto. Ascoltate la parola, conforto, con forza. Ogni volta che siete in debolezza, datevi un abbraccio, perché il cervello ha messo milioni di anni per diventare capace di regalarvelo. Abbracciatevi, cosa state aspettando? Ascoltate quello che ha detto la professoressa, abbracciatevi tutti, abbracciatevi 30 secondi, anche voi, mamma, Giuseppe, bravi, guardate che meraviglia, quanta energia ci stiamo scambiando, il miracolo! Amore, vieni qua, mia nipote Pietro! Che il teatro non sopravviva ma viva.